si è tenuta presso il Teatro dell'Osservanza di Imola la Festa delle Stelle dell'Emilia-Romagna, durante la quale sono stati celebrati tutti i campioni, dai più piccoli ai più grandi, di quella che è una delle regioni più attive in ambito nazionale. L'appuntamento, giunto alla sua 7ª edizione, è stato preceduto da una conferenza stampa presso il Caffè Bistrò di Imola, durante la quale il presidente regionale Davide Balboni ha stilato un bilancio sull'attività del comitato ed ha illustrato le motivazioni dei premi speciali. Il fair play è andato ad Orlando Maini, bolognese, che ha mosso i primi passi da tecnico proprio al comitato regionale e che oggi guida la Lampre Merida, mentre il premio Remember è stato assegnato a Nino Ceroni, colonna storica del mondo del ciclismo e organizzatore dei Mondiali di Imola 1968. I'm gonna give you my heart. Renato Di Rocco, il Comitato Regionale dell'Emilia-Romagna rappresenta indubbiamente uno dei fiori all'occhiello dell'attività ciclistica nazionale. Ma sicuramente, ha sempre espresso ciclismo di alto livello, a parte che è stato come agente di precursore di tantissime attività. Ci ricordiamo i grandi duelli della Rinascita, col pedale Ravennate, col gruppo sportivo Soldati, con la nascita del primo Giro d'Italia dilettanti, per cui devo dire che hanno sempre un po' precorso tutta l'attività del ciclismo. Adesso la parte della Romagna ci manca un pochino perché non ci sono più società soprattutto per le categorie internazionali, mentre per fortuna vengono coltivate molto le attività sia organizzative che per quella dei più giovani, però devo dire che i risultati raggiunti quest'anno mantengono, e in un momento, come dire, di grande disagio economico, già mantenere numeri e crescere in qualche disciplina è molto significativo, e questo ci fa molto piacere. È ovvio che il merito di tutte le società sportive, dei loro tecnici, di tutti i genitori che contribuiscono soprattutto per le attività dei minori, a farli partecipare, a farli giocare, a farli crescere in salute con una compagna di gioco che è la bicicletta. E un grazie davvero a Baldoni e a tutto il suo staff del Consiglio regionale, a tutti e i tanti volontari che tengono in piedi tutto il sistema ciclismo. Orlando Maini, premio Fair Play 2015, lei oggi è un tecnico affermato e di una squadra World Tour, la Lampre Merida, un premio che arriva dalla sua terra, dalla sua gente. Sì, una grande soddisfazione, perché comunque, come voi sapete, per me il ciclismo è la mia vita, e comunque ricevere un premio dalla mia regione è stato per me una grande soddisfazione, come vi dico, perché comunque nasco ciclisticamente come tecnico qui, ho iniziato la mia carriera da direttore sportivo come tecnico regionale dell'Emilia per il Giro d'Italia Baby, e questo, diciamo, è stato l'inizio del mio cammino, e aver ricevuto questo premio, ringrazio Davide Balboni e tutto il comitato e tutti gli sportivi dell'Emilia Romagna per avermi assegnato questo premio. La passione per il ciclismo in Emilia-Romagna da dove nasce? Da un grande cuore, da un grande carattere di questa gente? È una terra di lavoratori, e il ciclismo comunque è fatica, è lavoro, è serietà, e l'Emilia-Romagna è questo. Io spero che le società dell'Emilia comunque sfornino sempre giovani importanti, perché questa regione veramente lo merita. Assessore allo sport della città di Imola, Imola oggi più che mai si conferma come capitale del ciclismo. Imola ha una grande tradizione ciclistica, c'è una passione diffusa anche, voglio dire, al di là della sua storia. Naturalmente quest'anno abbiamo avuto gli avvenimenti importanti, dal Giro d'Italia al Giro and Bike, alle preparazioni degli atleti in autodromo per le Olimpiadi in Brasile, perciò grande soddisfazione ad accogliere anche la Festa delle Stelle dell'Emilia Romagna, perché è un grande riconoscimento. Abbiamo parlato di ciclismo, ma Imola è di fatto una città sportiva a 360 gradi. La pratica sportiva è diffusissima in ogni disciplina. Noi abbiamo un elevatissimo numero di cittadini che attraverso la pratica sportiva nella nostra città trovano la loro dimensione, che sia sportiva, ma naturalmente di salute, e anche stare, come dire, la dimensione dello stare insieme agli altri. Perciò questa si conferma una tradizione, un DNA importante. You have a light.
you're the night, you're the color of my love, you're the cure, you're the pain, you're the only thing that means. È una grandissima soddisfazione essere premiato come atleta dell'anno e cercheremo di proseguire su questa strada e di ripetere la premiazione. You're the fear, I don't care. L'Emilia Romagna è una terra in cui la passione per il ciclismo è fortissima e è dimostrata da quanti giovani praticano questo sport. Spero che con l'arrivare dei nuovi corridori emiliani crescano le squadre e ci sia un futuro per i giovani. Davide Balboni è andato in archivio un 2015 che ancora una volta ha confermato il grande valore dell'Emilia Romagna come comitato regionale, un comitato regionale spinto da due valori fondamentali, cuore e passione. Dici bene, cuore e passione sono la prerogativa delle nostre società, cuore e passione, aggiungerei anche tanta volontariato, perché noi ci basiamo su quello. Noi abbiamo anche un volontariato molto importante perché abbiamo tantissima gente che dà enormi soddisfazioni, abbiamo avuto anche tantissime maglie tricolori, questo va, ci porta sicuramente ad avere dei momenti di gioia, però non ci fa dimenticare che dobbiamo anche crescere. Però sono veramente convinto che abbiamo le qualità per farlo. Lavorate con grande passione, cosa c'è nel futuro di questo comitato? Nel futuro di questo comitato ci sono tante situazioni. Noi, come ho detto prima, abbiamo la consapevolezza che dobbiamo crescere dal punto di vista dirigenziale e dal punto di vista anche tecnico. Stiamo cercando di mettere in campo degli aggiornamenti specifici proprio per questi due settori, perché siamo consapevoli che il ciclismo è cambiato, sta cambiando e cambierà, e noi vogliamo essere al passo coi tempi. Di volontari, ha parlato di componenti del comitato regionale che deve dire un grande grazie anche ad alcuni amici molto particolari, i vostri partner. Beh, abbiamo dei partner particolarmente importanti, la P6 in particolar modo, che ci dà modo di avere delle risorse da poter investire soprattutto sui giovani, quindi noi siamo esattamente vicini a questo mondo qui. Io credo che avere tante idee ma poche risorse a volte non è sufficiente. Noi ci stiamo, diciamo così, dando da fare per mettere al meglio con poche risorse, però sicuramente abbiamo dei partner a cui dobbiamo dire un enorme grazie.